Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo subito con il nostro consueto collegamento. E siamo all'Aquila perché è iniziata la settimana politica all'emiciclo, consiglio regionale, ma anche giornate di commissioni consigliari, anche una serie di eventi quest'oggi nel capoluogo d'Abruzzo. E allora per saperne di più andiamo subito dal nostro Paolo Renzetti. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, buon pomeriggio dall'emiciclo dell'Aquila, seduta di consiglio regionale oggi nel capoluogo di regione, una seduta importante per parlare soprattutto del Cura Abruzzo 1, delle modifiche di cui ieri si è discusso in commissione e oggi del Cura Abruzzo 1 si sta parlando proprio in questi minuti all'interno dell'aula per le modifiche che sono state richieste anche alla luce delle osservazioni che sono state fatte dal governo proprio sul provvedimento che era stato presentato dalla regione. Dunque Cura Abruzzo 1, ma si sta parlando e si sta lavorando anche per il Cura Abruzzo 2. C'erano state nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, anche delle polemiche da parte delle opposizioni che avevano parlato di mancanza di coperture per quanto concerne proprio la legge del Cura Abruzzo 1. Se ne sta parlando proprio in questi momenti e tra l'altro proprio da pochi minuti è iniziata anche una seduta di giunta proprio all'interno del Palazzo dell'Emiciclo. Sono presenti ovviamente il Presidente della Regione Marco Marsiglio e tutti gli assessori e dunque proprio in questi momenti è in corso la giunta mentre in aula prosegue il Consiglio presieduto dal Presidente del Consiglio regionale ovviamente Lorenzo Sospiri. Ma quella di oggi è stata una mattinata intensa di lavoro qui all'Emiciclo perché tra l'altro è stata presentata una proposta di legge dai consiglieri regionali Marianna Scoccia e Sandro Mariani per quanto concerne il sostegno ai pazienti affetti da alopecia a seguito di trattamenti antitumorali, dunque un sostegno economico per queste persone. E proprio la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina abbiamo seguito, se la regia è pronta possiamo andare a vedere il servizio. Consigliera Scoccia, un progetto di legge che voi ritenete davvero importante per queste persone affette da queste problematiche? Oggi in Abruzzo c'era un po' una sorta di vuoto normativo in merito e quindi era necessario uniformare l'Abruzzo rispetto alle altre 13 regioni italiane che in realtà si sono dotate di un provvedimento simile. Lo ritengo tra l'altro un atto di civiltà nei confronti di tutte quelle persone che oggi soffrono e che già devono combattere contro questo brutto male, e quindi noi sostanzialmente cerchiamo di evitare la sofferenza psicologica delle persone malate di cancro e cerchiamo anche di migliorare la qualità della vita, il rientro al lavoro, la socialità e cerchiamo anche di superare quella disuguaglianza rispetto a chi purtroppo oggi non riesce a permettersi l'acquisto di una parrucca. Ovviamente questa legge non riguarda soltanto un contributo economico, ma noi istituiamo anche la banca dei capelli, che è una forma per incentivare la donazione delle ciocche dei capelli e attraverso la firma di convenzioni con le associazioni di categoria e le imprese di produzione e distribuzione di parrucche cercheremo di sopperire piano piano al contributo regionale. L'importanza è quella di avere sensibilità per chi soffre, per chi purtroppo è colpito da cancro e quindi è costretto a fare delle cure che hanno come conseguenza spesso una sintomatologia come quella dell'alopecia e quindi una sensibilità che la Regione Abruzzo si vuole dare ulteriore, oltre quello che è stato fatto nei mesi precedenti, cioè la possibilità di vedersi riconosciuto un giusto indennizzo economico per le trasferte per i malati oncologici, anche se siamo in attesa da parte di questa maggioranza che venga approvato il regolamento per far sì che tutto questo sia effettivo. Quindi oggi si aggiunge un altro tassello, cioè quello di far sì che ci sia uno stanziamento economico per riconoscere un indennizzo a chi purtroppo deve dotarsi di una parrucca. Voi auspicate un'ampia condivisione in Consiglio regionale?
Penso che queste leggi non siano di destra o di sinistra, non possano avere una rivendicazione politica. Penso che queste leggi sono leggi di buon senso che dovrebbero vedere la condivisione di tutti, ma non ho ragione di credere il contrario. Questo dunque il servizio che abbiamo realizzato in mattinata proprio su questa proposta di legge dei due consiglieri regionali. Ma questa mattina all'esterno dell'emiciclo c'è stata anche una manifestazione, un sit-in dei lavoratori delle cooperative sociali che operano nella nostra regione. Alcuni lavoratori, una rappresentanza anche dei sindacati, hanno poi incontrato alcuni consiglieri regionali per esporre proprio le problematiche del settore e chiedere un nuovo contratto. Il sit-in si è svolto intorno alle 11, proprio pochi minuti prima dell'inizio del Consiglio regionale. Allora possiamo andare a vedere anche in questo caso il servizio. Chiediamo di riaprire sicuramente il tavolo di interlocuzione con la Regione Abruzzo su questo tema, cioè quello del sistema del welfare locale. Centinaia, migliaia di lavoratori che hanno sofferto anche loro, come tanti altri, la fase del lockdown, non meritano questo trattamento. Noi eravamo quasi arrivati alla firma dell'accordo sull'articolo 48, e inspiegabilmente l'ANCI si tira fuori, la Regione non, con una mail liquida 2 mesi di lavoro in interlocuzione. È inaccettabile. È necessario riaprire un'interlocuzione con le parti sociali, tra Regione Abruzzo, ANCI, perché questo sistema del welfare locale merita attenzione, merita investimenti, risorse che ci sono. Noi pensiamo che dare attenzione, ascolto, risposte a questo pezzo di lavoro regionale, che è quello che si occupa della fragilità, è quello che assicura l'assistenza domiciliare agli anziani, che si occupa di assistenza specialistica nelle scuole, che da queste prestazioni, quindi tutelando le lavoratrici e i lavoratori del settore, si tutelano anche le fragilità, le persone che hanno più bisogno. Quindi interlocuzione, investimenti, attenzione al sistema del welfare locale. Ci hanno assicurato che chiederanno ai capigruppo oppure in commissione, ci riceveranno per essere auditi su queste questioni. Noi non pensiamo che sia non più rinviabile. Lamentiamo a dispiacere una mancanza di interlocuzione con la Regione Abruzzo su questo tema, anche su altri, in primis ad esempio tutto il pezzo della sanità, dei riassetti ospedalieri, delle reti territoriali, delle assunzioni, temi che abbiamo posto alla Regione ormai da diversi mesi e anche precedente all'emergenza Covid. Bene, rientriamo dunque in diretta sempre all'esterno dell'emiciclo dell'Aquila. È in corso, come dicevamo in apertura, il Consiglio regionale, ma si sta tenendo in questi minuti anche una giunta presieduta dal Presidente della Regione Marco Marsiglio. Per il momento è tutto, appena avremo qualche ospite qui dall'Aquila torneremo a chiedere la linea. A te Andrea. Grazie, grazie a Paolo Renzetti, contiamo di tornare da te a breve se avremo un altro contributo, se appunto avremo un interlocutore. Intanto con il nostro TG noi andiamo avanti, ma restiamo all'Aquila perché la caserma Giorgi ha ospitato questa mattina la cerimonia per il 246° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Vediamo. Presso la caserma Giorgi dell'Aquila si è tenuta questa mattina la cerimonia per il 246° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. L'occasione è servita al generale Gianluigi D'Alfonso, comandante regionale delle Fiamme Gialle, per illustrare i risultati operativi conseguiti dei vari reparti del comando, in particolare sul fronte dell'emergenza sanitaria e della ricostruzione. Il tessuto economico che può avere difficoltà nella ripresa dopo questa emergenza, allora può offrire lo spunto a soggetti provenienti dalla criminalità o legati alla criminalità organizzata per ad esempio prestare delle risorse di provenienza illecita o cercare di acquisire delle attività economiche in difficoltà per poi farle entrare appunto nell'area criminale. Da questo punto di vista ovviamente la Guardia di Finanza come corpo di polizia economico-finanziaria si propone come soggetto principale nella prevenzione e repressione di questi fenomeni, tant'è vero che stiamo ponendo in essere degli accordi con delle associazioni di categoria, tipo per esempio con Commercio, con Confartigianato, ad esempio il Comando Provinciale di Chieti, per stimolare
stimolare una particolare collaborazione da parte di soggetti economici che dovessero avere appunto delle proposte in tal senso. Noi sappiamo appunto che l'Aquila a 11 anni dal terremoto circa ancora ha la presenza di imprese per la ricostruzione, quindi quanto mai è importante l'attività del corpo per prevenire lo svolgimento di appalti illeciti. E abbiamo registrato ovviamente nell'arco di questi 10 anni un miglioramento, no, da questo punto di vista, nel senso che mentre prima avevamo una percentuale del 40% di appalti o attività irregolari nell'ambito delle attività controllate, adesso questa irregolarità sta diminuendo e quindi registriamo circa un 20%-25%. Abbiamo poi, come accennavo, l'attività di contrasto in materia di stupefacenti, che purtroppo è un'attività che colpisce soprattutto le fasce più deboli, mi riferisco ai giovani, e quindi quanto mai deve essere viva l'attività di contrasto e di controllo. Da questo punto di vista molto importante è anche l'attività del nostro comparto aeronavale, che come sapete ha sede a Pescara e si occupa di vigilare sulla fascia costiera di 130 km di costa adriatica, che presenta sempre una minaccia di possibili sbarchi da altre regioni dove questo fenomeno, da altri stati dove questo fenomeno è molto attuale. La cronaca rimane agli arresti domiciliari. Marcello Rosato, il dirigente scolastico di Lanciano, raggiunto nei giorni scorsi da una ordinanza di custodia cautelare perché accusato di atti sessuali su un alunno della scuola da lui diretta e che all'epoca, fra settembre del 2017 e aprile del 2018, era minorenne e che oggi ha 20 anni. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Chieti, Andrea Di Berardino, che ha rigettato la richiesta di revoca del provvedimento cautelare presentata ieri dal difensore del preside, l'avvocato Alessandro Troilo, al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il preside, che dirige un'altra scuola superiore a Lanciano, dinanzi al GIP ha respinto le accuse producendo anche documentazione, fra cui una piantina della scuola, ciò per dimostrare che eventuali atti sessuali in presidenza sarebbero stati visibili all'esterno per via delle vetrate, da altri dirigenti, per via di porte comunicanti sempre aperte e anche dai bidelli. E va verso un nuovo rinvio il processo di Rigopiano, fissato inizialmente per il 10 di luglio. Alla base di tutto i tempi stretti per le notifiche e l'allestimento del Palasport, nuovo scenario del processo vista l'emergenza Covid-19. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Rigopiano uguale rinvio. Infatti con molta probabilità l'udienza del 10 luglio andrà verso un nuovo stop per motivi strettamente legati all'emergenza Covid-19, anche se fino a qualche settimana fa la data di luglio sembrava essere quella giusta per poter tornare in aula davanti al giudice per le indagini preliminari. Il problema venutosi a creare è strettamente legato alla data di fine emergenza sanitaria nel nostro paese, in un primo momento fissata per il 30 giugno, poi prolungata di un mese ed ora nuovamente in ballo per la fine di giugno, decisione che però non dovrebbe arrivare prima del 28 di questo mese, così da far venir meno i tempi tecnici di notifica per avvisare tutti sul cambio di sede del processo. Cambio di sede che in questi mesi di stop forzato sembra essere l'unica cosa certa, grazie soprattutto all'accordo trovato tra il presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Bozza, ed il sindaco di Pescara, Carlo Masci, per l'utilizzo del Palasport Giovanni Paolo II, il quale assicura la presenza delle circa 300 persone che normalmente prendono parte all'udienza e garantirebbe così il distanziamento sociale richiesto inizialmente dall'avvocato capitolino Romolo Reboa, che in questa vicenda difende alcuni familiari. Ed ecco così che l'ipotesi settembre per il ritorno in aula si fa sempre più concreta. In tutto questo però si intrecciano anche le nuove vicende legate alla tragedia di Rigopiano, come il tentativo di suicidio da parte dell'ex capo della squadra mobile per Francesco Muriana, atteso invano in procura a Pescara per riferire sulle sue presunte calunnie nei confronti tra i carabinieri forestali, e per cui ora indaga anche la procura di Chieti, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, aprendo così nuovi scenari nelle indagini che riguarderebbero anche delle presunte pressioni subite. Il NAS di Pescara è intervenuto d'iniziativa presso un deposito all'ingrosso di alimenti e bevande della provincia, segnalando il titolare alle autorità competenti per le pessime condizioni igieniche della struttura, tra l'altro priva di registrazione e comunicazione all'autorità sanitaria. I militari del nucleo si sono trovati di fronte ad infiltrazioni di acqua nei locali di deposito che ne causava il ristagno per un'altezza di circa 10 cm, alla mancanza di pavimentazione e di pareti non lavabili. Il titolare aveva anche
omesso di attuare il piano di autocontrollo HACCP. Intervenuta immediatamente la ASL di Pescara, è stata disposta la sospensione dell'intera attività ed il blocco assoluto della commercializzazione di oltre 22.000 bottiglie di vino e superalcolici, oltre a numerosi altri prodotti che non sono stati quantificati per non compromettere l'incolumità dei militari ospitanti. Il valore della struttura vincolata ammonta a circa 300.000 euro, mentre i prodotti bloccati sono pari a 450.000 euro. Andiamo avanti e siamo ora a Pescara. Telecamere con intelligenza artificiale serviranno per evitare assembramenti ma anche per controllare la movida. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Telecamere anti-assembramenti, e questo l'asso nella manica del comune di Pescara per riuscire a domare la movida del centro città. Saranno i dispositivi dotati di intelligenza artificiale a svolgere il ruolo di vigile. Nel momento in cui sarà rilevata la presenza di persone troppo vicine l'una all'altra, ecco che una voce robotica correggerà il malcostume, invitando la compagnia a mantenere le distanze. Abbiamo inserito delle telecamere che verificheranno gli assembramenti e la vicinanza delle persone senza che ci debba essere una persona deputata a fare questo. Le telecamere avvertiranno anche i cittadini in caso di assembramento, perché oggi dobbiamo passare dalla fase dei divieti alla fase della responsabilizzazione di ciascuno di noi. Insomma, il comune si fida dei propri cittadini, ma fino a un certo punto. Gli instancabili occhi robotici infatti nella zona del mercato coperto registreranno ininterrottamente immagini che potranno essere visionate dalle forze dell'ordine in ogni momento per individuare e sanzionare eventuali reati o comportamenti ritenuti scorretti, ma anche per controllare che tutti i locali rispettino l'orario di chiusura. Deve essere tenuta sotto controllo, ecco, con 18 telecamere sicuramente avremo un controllo stringente e puntuale, e quindi scoraggeremo tutti coloro che invece di andare a divertirsi in maniera serena e tranquilla pensano di divertirsi facendo atti illeciti, irregolari, contro le norme del vivere civile. Le telecamere posizionate in piazza Primo Maggio, piazza Muzzi e via Cesare Battisti saranno in funzione dalla prossima settimana. Il Comune di Teramo decide di abbassare le aliquote IMU per alcune categorie di proprietari e di non aumentare le altre tasse. Per l'amministrazione comunale si tratta di misure a sostegno dei cittadini in difficoltà economica per il coronavirus, confermato anche il differimento dell'acconto IMU dal 16 giugno al 30 di settembre. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Per i contribuenti l'IMU è tra le tasse più odiose e meno tollerate. Il Comune di Teramo decide dunque di venire incontro ai proprietari in questo momento in grave crisi economica. Scattano così aliquote ridotte di qualche punto a favore di alcune categorie e viene congelato ogni tipo di aumento. Un obiettivo che rende orgogliosa l'assessore comunale alle finanze Stefania Di Padova. Abbiamo ritenuto opportuno dare un segnale positivo ai nostri contribuenti mantenendo in linea di massima quelle che sono le aliquote del 2019, ma abbassando addirittura altre aliquote. Quali sono gli immobili per cui avete abbassato l'IMU? Sostanzialmente tre categorie: la categoria D, dei fabbricati, opifici e tutti gli immobili turistici. Abbiamo abbassato anche l'aliquota relativa agli immobili dati in comodato, in locazione con comodato d'uso, e le aliquote relative riguardanti le proprietà che hanno i cittadini iscritti all'AIRE nel nostro territorio. Intanto il Comune di Teramo differisce la scadenza per il pagamento del primo acconto IMU dal 16 giugno al 30 settembre come ulteriore misura di sostegno. Ma i teramani sono dei buoni contribuenti? Nel 2019 il gettito IMU è stato valutato positivamente, per il 2020 invece è tutto da vedere. Il trend di pagamento dell'IMU questo giugno 2020 com'è stato? È un dato che non possiamo ancora quantificare. Quello che posso dire è che nell'anno precedente c'è stato un trend positivo, dovuto al fatto che dopo anni in cui si era vissuti in emergenza sisma si era avuto proprio un dato positivo dal livello economico locale, e quindi sono andati positivi sia i pagamenti IMU che poi le fasi di accertamento dovute al mancato pagamento IMU. Ovviamente adesso questa è una situazione che è bloccata proprio dall'emergenza IMU dall'emergenza Covid per quanto riguarda gli accertamenti in generale.
E come avevamo detto, siamo pronti a tornare all'Aquila, a Palazzo dell'Emiciclo, da Paolo Renzetti. Paolo. Perfetto, grazie Andrea. Torniamo in diretta dall'Aquila. Ringrazio due ospiti che ci hanno raggiunto pochi istanti fa, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guarino Testa, grazie Testa, e il consigliere regionale qui alle nostre spalle del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Allora Testa, una seduta importante quella di oggi qui all'Aquila, ci sono varie interpellanze, ma si parla anche soprattutto del CUR Abruzzo 1, di queste modifiche di cui ieri si è parlato in commissione, di cui oggi si sta parlando in consiglio. Esatto, oggi in questo consiglio porteremo all'attenzione un progetto di legge, una risposta alle osservazioni che il governo ha fatto sul CUR Abruzzo 1. Sono state fatte delle osservazioni non sul cuore della legge, che riguardava più propriamente gli incentivi alle aziende e gli incentivi alle famiglie in stato di bisogno, ma riguardato altri fatti. È una legge che ha avuto coraggio, che ha dimostrato voglia di aiutare subito gli abruzzesi dopo la pandemia del Covid. È stata osservata, ci dispiace, è stata osservata quasi all'ultimo istante, prima delle ultime 48 ore, però insieme a tutto il Consiglio regionale, maggioranza e opposizione, abbiamo prodotto questo documento che andrà a dare risposte concrete, nette e certe alle osservazioni che il governo legittimamente ha fatto. Però voglio rimarcare che ci siamo presi un po' di rischio come maggioranza, ma un rischio calcolato, perché in un momento del genere, un momento di grandi difficoltà, in un momento nel pieno della pandemia, la politica deve dimostrare di avere anche coraggio, e penso che questo coraggio lo abbiamo dimostrato. Grazie al capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guarino Testa. Io prego il consigliere Pettinari di avvicinarsi. Il pensiero del Movimento 5 Stelle, Pettinari, è diverso. Abbiamo ascoltato prima, anche proporremo questa sera l'intervista del capogruppo del vostro partito, del vostro movimento, Sara Marcozzi. Voi restate piuttosto critici sull'impianto. Ma senza ombra di dubbio, intanto se siamo qui è perché il centrodestra che governa questa regione non ci ha voluto ascoltare quando dicevamo chiaramente che questa legge sarebbe stata impugnata e quindi si doveva prevenire invece che curare. Quindi ci troviamo a curare. Che cosa significa che adesso ci si trova a curare il CUR Abruzzo? Che ritardano i decreti attuativi, ritardano i regolamenti, ritarda l'attuazione, quindi per arrivare concretamente al importo, quindi soldi ai cittadini, ci metteranno molto più tempo. Ma il problema è un altro, che mi ha fatto balzare sulla sedia, mi ha fatto andare il sangue al cervello oggi, è che si sta utilizzando una norma, quella di modifica e di recepimento dell'impugnativa governativa, per far entrare all'interno altre cose che non c'entrano nulla, quindi il cosiddetto cavallo di Troia. Oggi ho parlato del cavallo di Troia, cioè utilizzi una norma che dovrebbe essere pulita, la sporchi con emendamenti finanziari che nulla c'entrano con quella loro norma, per non incorrere in un ostruzionismo dell'opposizione, perché si sa che l'opposizione è costretta comunque, obtorto collo, ad avallare una norma che recepisce le norme nazionali. Mi rendo conto che è un tecnicismo quello che sto dicendo, ma per dire che questi signori utilizzano ogni volta delle cose buone per entrare, far entrare all'interno delle norme che noi non condividiamo, e si sta facendo anche questa volta, cioè si sta sporcando questa norma di modifica e di recepimento. Vedremo, perché ancora ci consegnano gli emendamenti, molto probabilmente ci sono emendamenti finanziari che vanno a fare, magari a finanziare cose che nulla c'entrano, e noi siamo profondamente contrari a questo modus operandi dell'amministrazione regionale di centro-est. Grazie al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, intervenuto in diretta qui dall'Aquila. Tra l'altro abbiamo ascoltato, proporremo l'intervista questa sera nel corso della seconda edizione, anche il capogruppo del Partito Democratico, Silvio Paolucci, che proprio in questi minuti sta parlando in aula, e dunque avremo il quadro completo della posizione sia della maggioranza che delle opposizioni. Se non ci sono domande, dall'Aquila è tutto, linea che può tornare definitivamente allo studio. A te Andrea.
Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Proseguiamo con il TG e apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con il primo servizio. Si è infortunato lo scorso mese di settembre nella gara di Cittadella e a distanza di 9 mesi è tornato in campo. Sabato scorso nella prima gara post lockdown contro la Juve Stabia. Il difensore del Pescara Antonio Balzano, intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione replay, parla dell'emozione provata sabato e fa il punto su questo rush finale di campionato del Delfino. Vediamo. Beh, per me sono stati 9 mesi, veramente tanti, è veramente stato emozionante perché mi sembrava, ho vissuto le stesse emozioni di quando ho fatto l'esordio in B praticamente. Avevo un po' di paura. Sì, è stato molto, molto, molto attesa come situazione perché avevo paura, ripeto, che potesse succedermi qualcosa perché è una questione mentale. Poi dopo i primi 20 minuti si è sbloccato tutto e è andata alla perfezione. Abbiamo preparato questa partita e le ultime 10, non tanto sotto l'aspetto tattico come diceva Totora, ma proprio sotto l'aspetto caratteriale, che penso che è stata sempre una cosa mancante in questa stagione. Tutti quanti ci siamo resi conto di essere in una situazione dove prima riuscivamo a mettere in campo questo atteggiamento e prima venivamo fuori da una situazione che poteva essere pericolosa, ecco. Beh, naturalmente all'inizio non mi aspettavo sinceramente di giocare assieme a Gabriele. Poi dopo il mister ha trovato questo modulo ed ha funzionato bene, anche perché con la mia esperienza e visto le condizioni anche fisiche, io sono rimasto un po' più bloccato, guidando anche un po' Gabriele nei movimenti in fase di non possesso, che penso che nella partita di sabato sia stato fondamentale. E poi dopo la competizione c'è sempre nel calcio, quindi io sono felice, è un ragazzo che sta facendo molto bene, quindi sono felice per lui perché lo merita. Playoff? Ma io rimango sempre con i piedi di piombo, ti ripeto, visto che venerdì eravamo a 3 punti dai playout, continuo a dirti che in questo momento la priorità rimane la salvezza. Una volta raggiunta la salvezza, visto anche le partite che hai, tutto può succedere. Io ho ancora un altro anno e ti dico la verità, a 34 anni non ho ancora pensato a cosa fare perché ho voglia di giocare. Bravissimo. Quindi quando arriverà che sentirò che non ce la faccio più, penserò a che fare. Ma ad oggi ho voglia di stare in un campo da calcio e dare calcio a tutti. Serie C, visita pre-playoff di routine allo stadio Bonolis, realizzata in mattinata dagli ispettori di Lega Pro. Nel controllare in particolare l'impianto di illuminazione e la sala doping, gli stessi non hanno evidenziato alcuna criticità, anzi valorizzando l'assoluta idoneità del rinnovato impianto rispetto al rigido protocollo avanzato dalla Federcalcio. Intanto per l'allenatore del Teramo, Cetteo Di Mascio, ieri è arrivata la conferma che guiderà i biancorossi anche nella prossima stagione. Il suo commento. Ma è un incarico assolutamente gratificante e colgo l'occasione per ringraziare il presidente per la fiducia che mi ha dimostrato sin dal primo giorno quando mi ha voluto qui a Teramo per altro incarico, ed evidentemente la sua fiducia nei miei confronti è stata tale in questi mesi durante i quali abbiamo lavorato insieme, che ha pensato a me, lo aveva già pensato al momento nel momento in cui mi ha affidato la squadra a febbraio, ma era corretto che certi passaggi ufficiali si facessero gratuitamente. Per questo lo ringrazio. È gratificante perché questo incarico arriva in una piazza troppo importante, quella di Teramo, è la seconda squadra della regione. È una società di grandissime tradizioni, è una società che ha, adesso parlare dei tifosi in genere fatico ad essere esattamente come tutti gli altri, ma
ma devo parlarne assolutamente strabene, perché anche in quelle quattro partite che ho avuto il piacere di fare con questa maglia, li ho visti molto molto attaccati. Non dimentico la partita di Rieti, dove sono venuti in massa e dove ci hanno sostenuti, non dimentico come hanno intuito e capito le difficoltà che una squadra costruita dal nuovo avrebbe potuto avere. Non è passata sicuramente inosservata la maturità di un pubblico che è abituato a vedere calcio, di una curva che è abituata a vedere calcio e che ha avuto una reazione di una maturità unica. È iniziata alle ore 14 l'udienza davanti al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per i ricorsi presentati da Avezzano e Chieti contro la delibera del Consiglio federale che, recependo le disposizioni del direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ha sancito la retrocessione in eccellenza delle due società abruzzesi. Avezzano e Chieti puntano all'accoglimento dei ricorsi per restare nel campionato di Serie D. Per l'Avezzano c'è anche la strada dell'accoglimento parziale qualora si decidesse di far giocare i play-out. In caso di le due società potrebbero rivolgersi al TAR, poiché a causa dell'emergenza Covid la giustizia sportiva è stata limitata ad un solo grado di giudizio davanti al CONI per l'appunto. Finisce qui la prima edizione del TG6, vi ricordo che tutti i servizi a breve saranno disponibili sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con il TG6 alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.